sparpiglia sullo scontro Marcuzzi-Enger all'Isola dei Famosi, i coltivatori di odio hanno colpito il famoso giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso un post su Instagram difende il comportamento della sua amica e collega, Alessia Marcuzzi. Parole dure contro i coltivatori di odio. Uno scontro davvero duro a quello a cui abbiamo assistito durante la diretta dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 12 marzo su Canale 5. Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza e non è riuscita a trattenere tutto il livore che, durante questo ultimo periodo caratterizzato dal Cannagate, ha accumulato nei confronti dei protagonisti della vicenda. Lo sfogo della Marcuzzi è stato indirizzato a Eva Enger, ma indirettamente, ha voluto colpire tutti coloro che hanno contribuito a rendere la questione dell'uso di sostanze stupefacenti durante il reality, un caso nazionale. Il popolo di internet e i telespettatori da casa, si sono spaccati a metà, c'è chi pensa che Alessia abbia fatto bene a pronunciare quelle parole, mentre altri si sono schierati dalla parte della Enger. Le parole in difesa di Alessia Marcuzzi. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto la sua collega e amica Alessia Marcuzzi, tramite un post su Instagram ha fatto sapere di essere dalla sua parte, anzi ha anche ringraziato la conduttrice per aver messo in chiaro alcuni punti, grazie per aver difeso il lavoro, grazie per aver messo la faccia, ma in campo dovevamo esserci tutti noi. Grazie perché il tuo mal di stomaco era, ed è stato, un mal di stomaco condiviso ormai da troppo tempo, inoltre, senza usare mezzi termini, colpisce. Con parole dure i coltivatori di odio, colpevoli di aver provocato tensione e malumori per tutto questo tempo, i coltivatori di odio hanno colpito. Colpiscono ancora più facilmente quando incontrano persone per bene. E lo sai da quando ti ho conosciuto. Lo sai da quando grazie a Parpiglia, spente le luci, si torna a casa e conosco la vostra tristezza, e continua con un affondo che spiega i motivi, secondo Parpiglia, di tutto questo astio per una questione che avrebbe dovuto risolversi sul nascere, io vi capisco cari coltivatori di odio. Soprattutto quando non trovate sponde e risposte. Cercate l'odio, ma spente le luci, si torna a casa e conosco la vostra tristezza. In alcuni casi me l'avete scritta. Però sappiate una cosa, mentre voi odiate con mezzi da ultima spiaggia, gli altri si fortificano di bene e nel bene. Voi fallite. Conclude rimarcando il fatto che la Marcuzzi non voleva applausi, ma cercava solo di ribadire la verità, la tua, la nostra, quella che conosciamo, così sembra essersi. Chiuso il capitolo, Cannagate all'Isola dei Famosi, un capitolo non felice che ha avuto più danni collaterali di quello che si potesse pensare.